La Trieste sopra la superficie la conoscono un po' tutti, a partire dalla bellissima e centralissima Piazza dell'Unità d'Italia, ma in quanti sono stati a 350 metri di profondità nell'abisso di Trebiciano, piuttosto che quanti hanno percorso le gallerie dell'antico acquedotto teresiano? A Bagolando si può, e l'abbiamo fatto il meglio di. In questa piccola dolina a pochi passi dal confine con la Slovenia troviamo l'abisso di Trebiciano. Questa grotta, per 80 anni dalla sua scoperta, datata 1841, fu considerata la più profonda del mondo. La caverna sul fondo è attraversata dal corso sotterraneo del Timavo, che gli scorre a 329 metri di profondità. In tempi recenti è stata organizzata questa struttura per l'accesso alla grotta, che è gestita dalla Società Adriatica di Speleologia. E allora inizia la nostra avventura, la nostra guida è l'amico biologo e speleologo Sergio Dolce, che ci accompagnerà nel viaggio. Scendiamo naturalmente con attrezzatura speleoalpinistica da ferrata, il doppio moschettone, si sgancia uno, si riaggancia il secondo e si procede in totale sicurezza per arrivare a questa caverna, una cinquantina di metri di profondità, dove è stato fatto un esperimento faunistico del tutto particolare, l'allevamento del proteo, quell'anfibio bianco cieco che è un po' il simbolo delle grotte collegate al fiume Timavo, dottor Dolce. Sì, in effetti alcuni esemplari di proteo, scientificamente proteo sanguinus, sono stati tenuti qui a questa profondità nell'abisso di Trebiciano per scopo scientifico, per lo studio soprattutto del comportamento di questi animali. Sono molto particolari, si tratta di una specie esclusivamente troglobia che vive esclusivamente in acque carsiche sotterranee e quindi una specie tipica di quelle acque che fanno riferimento al corso sotterraneo del fiume Timavo. Ovviamente adesso le pozze sono vuote, i protei non ci sono più. No, i protei sono stati trasferiti quando finalmente è stato possibile realizzare una stazione diciamo di fauna ipogea in città, no? E lo speleovivarium realizzato dalla Società Adriatica di Speleologia, che è in via Guido Reni, e dove comodamente è stato possibile costruire delle vasche e tenere dei protei per studiarli. E sono state realizzate anche delle tesi di laurea addirittura sul comportamento del proteo, e diciamo è molto più comodo che non scendere ogni volta 50 metri in questa grotta. Siamo a uno dei passaggi più spettacolari della discesa nell'abisso di Trebiciano, il cosiddetto Ponte del Brivido. Dottor Dolce, insomma, immaginare il perché è abbastanza evidente, sì. No? Tornando indietro nel tempo. Sì, è un ponte che ancora oggi è sospeso su un vuoto di 6 metri, ma questo appellativo gli è stato dato quando era costruito interamente in legno, e naturalmente le assi di legno erano marce e quindi veramente era un brivido passarci sopra. Per il passaggio tra i vari pozzi ogni tanto c'è anche un attraversamento come questo dentro a un cunicolo, siamo a più di 100 metri di profondità. Al giorno d'oggi si scende nell'abisso di Trebiciano grazie alla cosiddetta
ferrata adriatica i cui lavori di costruzione iniziarono nel 1977 per coprire i 15 pozzi con queste scale metalliche. Ma perché si iniziò ad esplorare cavità come queste? Beh, per cercare l'acqua del Timavo in un punto il più possibile vicino alla città di Trieste, una città di Trieste in rapida espansione nel corso dell'Ottocento. Dottor Dolce, una storia, quella del Timavo e di questi primi esploratori, veramente affascinante. Affascinante perché è la storia di Trieste, della città, legata all'acqua, legata al fabbisogno dell'acqua. E quindi si cominciò ad esplorare tutte le grotte che erano ritenute diciamo sul corso del Timavo e dove poter trovare acqua sul fondo. E così è avvenuto nella prima metà dell'Ottocento per questo abisso del Tribiciano, e hanno raggiunto il fondo nel 1841. Poi appunto sono state subito, qualche anno dopo, già costruite delle attrezzature per rendere, per favorire la discesa, e si è pensato perfino di usare l'acqua che troviamo in fondo all'abisso del Tribiciano. C'è stato un progetto, anche più di uno, ma uno in particolare dello Sforzi, che progettò di scavare una galleria dal fondo dell'abisso di Trebiciano per portare l'acqua in periferia della città di Trieste. Poi però, insomma, non se ne fece nulla, ma la storia rimane leggendaria. Questi che vedete qua sopra sono i resti delle antiche piattaforme e scale in legno che furono realizzate nel corso dell'Ottocento dopo la scoperta dell'abisso di Trebiciano. Anton Frederick Lindner, il direttore dell'ufficio Saggio Metalli di Trieste, arrivò qui con la sua squadra di minatori temerari il 6 aprile del 1841, data in cui fu scoperta ufficialmente la grotta. Mise i piedi su questa sorta di duna di sabbia e vide per la prima volta la caverna che poi gli fu intitolata, e vide scorrere qui sotto il fiume Timavo. In questo momento il fiume Timavo è ridotto a un paio di laghetti, l'acqua però qui proprio in questo punto scorre. Poco fa, appena arrivati con il dottor Dolce, abbiamo fatto un incontro veramente straordinario. Avevo visto i protei, ma non in vasche, non in un allevamento, ma in libertà. Abbiamo visto sì alcuni esemplari di proteo ed è stata veramente un'emozione, credo, un po' per tutti noi, anche per me, che insomma l'ho visto anche tante altre volte, ma l'abbiamo visto nel suo ambiente naturale, in questo fiume sotterraneo a 330 metri di profondità. L'altro tema molto suggestivo è quello delle esplorazioni subacquee del fiume Timavo per scoprire meglio il suo percorso, per attraversare eventuali altre cavità prima di arrivare al mare. Sì, questo è stato sempre un po' misterioso, no? Scoprire il corso sotterraneo del Timavo, perché noi dobbiamo pensare che vediamo il Timavo solo in alcune finestre, in queste grotte che raggiungono il suo corso, ma soltanto per un breve tratto. E le esplorazioni subacquee qui nell'abisso di Trebiciano sono iniziate nel 1952, e nel 1953 il professor Walter Maucci è stato il primo che è riuscito a superare il sifone d'entrata del Timavo in questa grande caverna, nella caverna Lindner. Il superamento del sifone è stato reso possibile con una immersione per una lunghezza di 60 metri. Ecco, questo per l'epoca era un record mondiale, e in effetti questa grotta possiamo dire è la grotta dei record mondiali, perché dobbiamo pensare che quando è stata scoperta era la grotta più profonda del mondo ed ha mantenuto questo primato addirittura per 83 anni, quindi un primato dopo l'altro insomma in questa grotta. Durante il nostro percorso abbiamo visto una targhetta in uno dei pozzi che diceva 115 metri, cioè 115 metri dal livello dell'alveo del fiume, una piena come quella, dottor Dolce, che di fatto permise la scoperta dell'abisso di Trebiciano nel 1840, quando l'aria pompata lungo i pozzi, no, iniziò a sibilare fuori dalla grotta e quindi
si fece la scoperta di questa cavità? Sì, in questa grotta praticamente già nell'Ottocento i ricercatori hanno studiato le variazioni del livello delle acque di fondo. E ci sono delle variazioni enormi in certe stagioni, in certi periodi. Pensiamo ai periodi di forte piovosità, quando si ingrossano i fiumi. Pensiamo a questo fiume Timavo che a San Canziano entra, no, e sprofonda, e portando in certe stagioni tantissima acqua, quindi con una portata eccezionale. In quei casi, in quei periodi, i livelli qui si alzano. Il livello qua in fondo alla caverna Lindner si alza moltissimo. Addirittura riempie la caverna e risale anche sui pozzi. Abbiamo visto la targhetta appunto su uno degli ultimi pozzi con un innalzamento di ben 115 metri rispetto al livello di fondo. Anche recentemente, qualche anno fa, c'è stata una piena con un innalzamento di ben 90 metri. Ecco, quindi, e in quel caso anche ricordo che è stato allagato addirittura anche il sentiero turistico nelle grotte di San Canziano. Quindi eventi eccezionali, ed è normale, diciamo, quando gli stessi fenomeni carsici sono davvero eccezionali. Siamo all'interno di questa che veniva battezzata come le tante gallerie, Wassergallerie, che catturavano l'acqua. Marco Restaino, come funzionavano queste Wassergallerie? Guarda, il sistema di captazione dell'acqua di queste gallerie è piuttosto semplice. Trieste è sul flisch, un tipo di roccia che è come una spugna per l'acqua. Quindi, semplicemente scavando nel sottosuolo, nel monte, delle gallerie, si trovano gli interstrati, ecco, dove ci sono proprio delle lenti di acqua che da uno strato all'altro, appunto, quando si scava una galleria, cedono quest'acqua all'interno della cavità scavata. Quindi il sistema di questa della cattura delle acque da parte di questa Wassergallerie è molto semplice: più si scava nel terreno, più strati si perforano, si passano, e in ogni strato c'è comunque un po' di acqua che per gravità quindi entra in queste gallerie e goccia dopo goccia crea proprio dei rigagnoletti, addirittura dei torrentelli che hanno dato quindi acqua a Trieste tramite questo acquedotto. Tra l'altro qui notiamo una differenza sulla volta, no? In questo punto tra questa parte e questa parte qua, diciamo così, mi viene da dire in mattoni, anche se non è quello sì, il discorso. Sì, Marco, hai notato una cosa che proprio fa parte della natura strutturale di queste gallerie, cioè i lavoratori, quelli che creavano questi sotterranei per la cattura dell'acqua, per la captazione dell'acqua, si trovavano a volte davanti a delle situazioni di instabilità del terreno. Quindi dove il terreno era magari franoso, dove c'era pericolo di crollo, mettevano questi archi, costruivano proprio questo rivestimento totale della galleria, mentre in altri tratti dove la tenuta della roccia era buona, allora non facevano questo lavoro, lasciavano la galleria proprio al naturale. Ecco, e proprio da qui si può appunto andare avanti. Se vuoi, c'è un altro tratto scoperto proprio avanti dove c'è anche una piccola chicca molto particolare, e proprio si vede la natura degli strati geologici del sottosuolo, tra terreno coerente, compatto, e tra altre zone invece dove evidentemente c'era il pericolo di crollo. Andiamo. Ok. In questo punto sembra quasi di stare all'interno di una grotta carsica, queste concrezioni bellissime e lo stilicidio dell'acqua che corre sopra. Sì, Marco, effettivamente qua ci troviamo davanti a un abbellimento, ecco, che la natura
ha prodotto in queste gallerie. Diciamo che la natura in questo caso si sta riprendendo i suoi spazi, perché in un posto artificiale nuovamente la natura appunto crea queste concrezioni grazie allo stilicidio, che sono più tipiche delle grotte carsiche sicuramente che di alcune gallerie sotto Trieste come questa. Qua proprio vediamo l'essenza di queste gallerie, vediamo l'acqua che sgorga dalle pareti, proprio quest'acqua era quella che cercavano i lavoratori che creavano queste gallerie per dare acqua poi all'acquedotto. Ecco, grazie a questa sorgente e ad altre decine, se non centinaia, di sorgenti per strada, si creava quel torrentello che andava proprio a costituire il fluido che cercavano, ecco, per dare acqua a Trieste. Ecco, in questo punto vediamo gocciolare in maniera bucolica l'acqua, ma quando avete iniziato i lavori di bucolico c'era ben poco. Fin dove arrivava il livello dell'acqua? Beh, c'è da dire che facciamo una premessa. Questa visita che oggi facciamo è un evento abbastanza speciale, perché dobbiamo considerare che fino a qualche mese fa tutto questo reticolo di gallerie era totalmente invaso dall'acqua. Era invaso dall'acqua e solamente grazie alla nostra volontà, a una ragionevole follia e dalla passione per il sottosuolo e per portare alla luce nuovamente queste splendide gallerie che sono la testimonianza storica, insomma, della ricerca dell'acqua a Trieste. E dopo anni e anni di lavoro, magari vi sveleremo un po' di più in un'altra occasione, siamo riusciti finalmente a far calare l'acqua e a rendere nuovamente transitabili queste gallerie. Ecco, dobbiamo pensare che mesi fa qua saremmo stati totalmente sotto acqua. A conferma di quello che ti dico, guarda, vedi, questa poltiglia è tutto fango che nel corso degli ultimi 20 anni ha invaso totalmente le parti basse di queste gallerie, perché il flusso dell'acqua era impedito, era ostruito. Ecco, noi abbiamo ripristinato l'originario flusso di queste acque, tanto che, guarda, proprio dove hai il piede, ecco qui si nota la canaletta centrale originale di queste gallerie, perché queste gallerie in tutta la loro lunghezza avevano una galleria di una canaletta di trasporto dell'acqua centrale e i marciapiedi laterali. Noi adesso invece stiamo un po' lottando col fango proprio perché c'è stato questo deposito negli ultimi 20 anni di allagamento che ha totalmente cambiato l'aspetto di queste gallerie. Il nostro intento è quello di riportarle proprio a splendore originario. Ci vorrà ancora del tempo, ci sono delle grosse novità, ci saranno delle importanti sorprese. Che arriveranno nel tempo, ecco. Se non svegliamo tutto, torneremo qui sotto, dai. Torneremo perché ci sarà tanto da dire. Il nostro percorso è iniziato a San Giovanni, dietro la chiesa di Piazzale Gioberti. Siamo scesi nel pozzo e abbiamo percorso circa 200 metri in discesa. Il nostro drone nel frattempo dall'alto ha fatto lo stesso percorso. Ora Marco, più o meno in che zona siamo? Beh, qui Marco ci troviamo in prossimità di Via delle Linfe. Adesso è un po' inutile proseguire perché appunto questi lavori che stiamo portando avanti non hanno ancora ripulito totalmente le gallerie, quindi c'è una marea di fango e ancora di acqua, quindi simbolicamente ci fermiamo qua. Ecco, diciamo che questo è un punto comunque nevralgico del sistema dell'acquedotto teresiano, in quanto quando l'acqua non è stata più utilizzata per scopi civili, è stata declassata ad uso industriale e successivamente, quando anche non serviva più neanche all'industria, è stata collegata al reticolo di torrenti coperti, quindi è proprio purtroppo anche inutilizzata. Ecco, bisognerebbe quasi, non so, in questo periodo in cui l'acqua diventa sempre di più un bene prezioso, magari farsi alcune domande e dire perché continuare a sprecare centinaia di litri allora mandandoli a perdere sotto Trieste.